cerca di capi comodi ma soprattutto caldi per affrontare l'inverno con stile senza morire di freddo? Allora siete nel video giusto perché oggi vi elencherò 10 capi must have da avere assolutamente nell'armadio in inverno. Cappelli. Non potrei mai pensare di uscire di casa senza cappello, trovo che sia l'accessorio che più utilizzo e che più amo durante questa stagione, a partire da questa cuffietta bianca qui, tutta pelusciosa, che resta molto aderente sulla testa e tiene tantissimo caldo, a questo cappellino blu notte a trecce, impreziosito da tutti questi strass sul davanti, che invece resta più morbido nella parte posteriore, per finire con questo simpatico orsetto con i pompon, adatto per andare a strammatizzare magari dei look un po' più bontosi. I maglioni sono indispensabili in inverno se non si vuole morire di freddo, a collo alto, oversize, crop, chi più ne ha più ne metta, l'importante è che siano particolari, che si differenzino dalla massa. Questo ha tutte le caratteristiche che cerco quando acquisto un maglione, tralasciando ovviamente il colore perché è rosa, quindi con il motivo a strecce sul davanti, con le maniche a sbuffo ed il collo a barca che lascia scoperte le spalle, da abbinare con un body in tinta, una canottiera in pizzo oppure una camicetta senza collo, in modo da stare più calde e non cadere nel banale. I lupetti sono un capo di cui ho scoperto le potenzialità solamente quest'anno, purtroppo, ma sono un capo estremamente indispensabile per andare a creare quello strato di calore in più che solitamente darebbe una camicia, da indossare in combo sotto un maglione in lana grossa oppure sotto un vestito senza maniche, da subito quell'allure parisienne e l'effetto chic secondo me è assicurato. Sono un paio di tipi che ormai abbiamo quasi tutte quante nella nostra scarpiera e anche se non abbracciano tutti i gusti, trovo che si abbinino molto molto facilmente, a partire dai vestitini, alle gonnelline, ai leggings, ovviamente ai jeans. Trovo che diano subito quel tocco rock in più all'outfit, che a me sinceramente non dispiace affatto, e poi volete mettere che si possono indossare tranquillamente anche durante le giornate di pioggia tipo oggi, senza imbarcare acqua? Quindi a tutte le fan degli UGG in ascolto, fateci un piccolo pensierino. L'ecopelliccia è una fantastica alleata per combattere il tanto insidioso freddo con un tocco un po' più chic. Può sembrare un capo molto impegnativo, ma se si sceglie bene, quindi con un taglio semplice e con un colore neutro, può essere estremamente versatile. Io sto indossando questa qui crop con le maniche a tre quarti di motivi che conoscete benissimo e mi piace soprattutto in abbinamento con le scarpe da ginnastica tono su tono, per un look casual ma con una marcia in più. Qui devo spendere due parole in più perché adoro i collant, ne sono completamente ossessionata, da quelle più semplici a quelle con i motivi più particolari, trovo che vadano subito ad impreziosire l'outfit. Quelle che vi mostro oggi sono di Calzedoni e sono tutte molto coprenti, a partire dalle prime grigie a spina di pesce, a queste qui tutte nere con la trama a maglioncino sul davanti e anche sul di dietro, per finire con queste qui con stampa pied de poule. Dei colori neutri e versatili si abbinano praticamente con il 90% del nostro guardaroba ed ormai è risaputo che tengono molto più caldo di un paio di jeans e se non ci credete dovete provare assolutamente. Le sciarpe per quanto mi riguarda vanno a braccetto con i cappelli, a me piace indossarle sempre e comunque insieme, abbinate e non. La prima è un collo tutto peluscioso da indossare così lungo semplice oppure con due giri intorno al collo se soffrite di mal di gola perenne come me e dalla voce lo potete sentire. La seconda è davvero enorme ma più versatile perché si può indossare in innumerevoli modi, ad esempio come una vera e propria mantellina e all'occorrenza anche come una coperta, come potete vedere. L'ultima è la classica sciarpa con le frange, la più semplice ma secondo me anche la più comoda. Lo sweater dress, meglio conosciuto come il salva outfit, è indicato per tutte quelle mattine in cui ci alziamo dal letto e apriamo l'armadio e non abbiamo proprio voglia di star lì a scegliere che cosa mettere, a fare i possibili abbinamenti e soprattutto a perdere tempo. Questa è la soluzione che io preferisco. Quello che vi mostro oggi è un maglioncino di H&M che ho trasformato in un vestitino perché ho preso in una misura più grande e quindi di lunghezza mi va perfetto. Se siete alte più o meno quanto me potete fare la stessa furbata. Mi piace abbinarlo con un paio di calze coprenti e degli stivaletti e sono subito pronta in pochissimo tempo, ma soprattutto sto comoda e sto calda e secondo me in inverno questa è una delle scelte migliori che possiate fare. Jeans skinny sono un evergreen da avere sempre e comunque nell'armadio, tranne in estate perché si schiuma e davvero sono improponibili.
Più sono stretti, più trattengono meglio il calore, a differenza dei classici boyfriend jeans che sono tanto di tendenza in questa stagione. Da preferire nelle colorazioni scure, quindi a partire dal blu notte, passando per il grigio e arrivando al nero. E soprattutto con pochi strappi, perché sono facilmente abbinabili e si prestano a più occasioni, soprattutto a quelle più formali. Chi ti vuole un paio di stivaletti neri, bassi, rasoterra al ginocchio, più sono semplici e senza fronzoli e più sono alte le possibilità di poterli indossare in qualunque tipologia di outfit. Io indosso sempre questi bassi in pelle con un tacco di 5 cm, perfetti per ogni occasione dal mattino alla sera. Spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. Lasciatemi un bel pollice in su se vorreste vedere un video analogo per quanto riguarda invece tutte le tendenze primaverili. Non dimenticatevi di passare a trovarmi anche su Instagram, mi trovate come katia_cardi, e di iscrivervi al mio canale cliccando il tasto rosso qui in basso per non perdervi tutti i miei prossimi video. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo presto. Ciao!